questo centro di villeggiatura è stato allestito il ring. Efrem Kalamati sfida per il titolo internazionale dei welter il panamense che vive in Spagna, Edwin Murillo. Vedete Kalamati è stato un ottimo superleggero, campione d'Italia nei superleggeri, poi campione europeo, ha tentato anche la chance mondiale ma è stato battuto l'anno scorso in novembre ad Arezzo da Zach Padilla. Ed eccoci a Edwin Francisco Murillo, panamense, vive a Malaga, ha 26 anni, pugile molto esperto, 18 vittorie, 8 delle quali prima del limite, 8 sconfitte, 4 pari. È un tecnico, ma è un ottimo pugile, tecnico e anche Kalamati, quindi dovremo assistere ad un bel combattimento. L'arbitro è l'americano Gomez, i giudici Scala, Italia, Roluc, Belgio e Villani, San Marino. Comincia il match. Da super leggero è passato nei welter, ha già sostenuto un incontro un mese fa in questa categoria vincendo contro Attila Vere 6 punti. Attacca Murillo, vi ricordo che la regia di questa trasmissione è affidata a Giancarlo Tomassetti, le riprese alla squadra esterna 1 di Ancona. Centro ring Kalamati che col suo sinistro cerca di tenere a bada l'avversario. In uscita ha toccato col sinistro al volto Murillo, poi buono il destro di Kalamati che aveva mandato a vuoto l'avversario. Kalamati ancora colpi non importanti, poi questo destro di Murillo alla tempia, destro che ha trovato un varco nella guardia di Kalamati. Tocca ancora col destro partendo da lontano Murillo, bella la reazione di Kalamati che ha colpito prima col destro e poi ha doppiato col sinistro, colpi portati in gancio. Spesso col diretto sinistro, buono anche il lavoro col sinistro di Murillo, andato a vuoto da Kalamati che tecnicamente è molto valido. Ha toccato col destro Murillo, al volto, lavorano entrambi a distanza, è finita la prima ripresa. Che ha fatto vedere due pugili che in effetti sul piano della tecnica si assomigliano molto. Dovrebbe essere un buon match perché intanto vedete il tabellino che ci ricorda quello che è il record di Kalamati e dobbiamo dire che Kalamati dopo la sconfitta con Zach Padilla ha riflettuto parecchio se rientrare o meno. Ci sembra che il pugile di Arezzo sia sempre sul piano agonistico ben motivato e quindi in questa prima ripresa ha mostrato qualche buon colpo e quindi se le cose saranno confermate nelle prossime riprese sarà giustificato il suo rientro.
un avversario non facile, molto esperto per Calamati. Un match da seguire con attenzione. Questa è la seconda ripresa. Il campione in carica, vi ricordo, è Edwin Murillo. Prima ripresa sostanzialmente equilibrata. Segno Murillo con due colpi portati da lontano. Calamati comunque è riuscito ad assorbire in parte i colpi portandosi indietro con la schiena. L'avversario col sinistro Calamati, anch'egli però era stato colpito dal gancio sinistro di Murillo. Un destro in montante di Murillo è andato a segno in corpo a corpo. Buono questo destro di Calamati che ha fermato l'azione di Murillo. Destro d'incontro. Si osservano a distanza i due pugili. La risposta col destro di Murillo è stata precisa e ha centrato il volto di Calamati. Ancora il sinistro di Murillo a segno. Ha provato il montante destro Calamati, parzialmente a segno. E avete visto, Murillo è andato a vuoto per la buona schivata di Calamati. Buono questo sinistro di Calamati, ingancia al volto. Colpiscono in maniera un po' irregolare in corpo a corpo, i due hanno colpito entrambi alla nuca. È finita la ripresa con qualche colpo in più che stava per partire da parte di Edwin Murillo. Anche questo è un round sostanzialmente equilibrato, i due pugili si equivalgono. Sentiamo l'angolo di Calamati. La velocità però manca, un pochino quest'occhio era un po' arrossato, ma niente di... Ha preso all'inizio con... Sì, t'ho visto, ha preso di striscio. Perché ti fermi? Tiri due colpi e ti fermi. Devi fare la serie. Stai troppo lento. Due colpi, due sinistri veloci e doppiare. Destro e gancio sinistro. Destro e gancio sinistro. All'angolo c'è anche Gresta. Cerca la velocità, capito? Velocità. Second out. Avete sentito quindi il padre di Calamati, Paolo, dare i consigli al suo pugile. Siamo alla terza ripresa. Raccomandazione in particolare a Calamati a non restare sui colpi. Riuscito in parte a evitare la maggior
colpi dell'avversario. Poi una buona reazione da parte di Calamati. Calamati è un buon tempista, subisce ora questo destro in apertura di scambio da parte di Murillo. Sembra un po' più potente Murillo, sembrano un po' più pesanti i colpi del panamense. Sul montante destro Calamati, non sempre va a segno, e dobbiamo dire che anche questo round, il terzo praticamente, questa che vedete intanto è la moglie di Efren Calamati, vedete il suo stato nervoso, un po' tesa ovviamente, naturale questo suo stato d'animo. Dicevo, anche questa terza ripresa in pratica è stata sul cliché delle precedenti. Due pugili si assomigliano molto, come dicevamo prima, sul piano tecnico, come caratteristiche proprio, e si equivalgono. Nessuno dei due è riuscito sinora. Ecco, mentre Tomasetti ci fa ora rivedere una fase rallentata di questa ripresa. Sono due pugili che sinora non sono riusciti a imporre sull'altro, nessuno dei due è riuscito a imporre sull'altro il proprio pugilato. Siamo alla quarta ripresa. Nel mio cartellino devo dire che trovo una sostanziale parità. E intanto in questa fase Murillo è andato a segno col suo destro, poi buona la risposta di Calamati a sua volta col destro al volto. Sempre Calamati a centro ring con l'avversario che gli gira attorno. Vedete come lavora col jab sinistro Calamati. Buono il destro di Calamati.
segno in risposta da Murillo. Più decisa l'azione del Panamense in questo round. Thank you.
finisce il round, un round che ha visto Murillo in attacco anche nella fase finale, e forse anche questa ripresa ci sentiamo di giudicarla tutto sommato sul piano della preferenza a favore di Murillo. È più deciso Murillo, il match è sostanzialmente equilibrato. Però dobbiamo dire che Murillo in questi ultimi due round ha dato la sensazione di essere un po' più deciso, anche se Calamati lo ha controllato abbastanza bene. Fuori i secondi. Dopo 5 riprese, comunque leggero vantaggio per Edwin Murillo e siamo alla sesta ripresa. Con un destro di Murillo al corpo, la risposta di Calamati con un destro dritto al volto. A centro ring Calamati lavora col jab sinistro, prova il gancio destro al corpo. Sinistro di Calamati, ha risposto anche Murillo col suo sinistro. C'è un equilibrio nel numero dei colpi, ora due colpi di Murillo e la risposta di Calamati. Il sinistro ancora dritto di Murillo al volto. Tocca ancora a Murillo. Bene il destro Murillo, se l'era preparato col sinistro, lo ha caricato bene andando parzialmente a segno. Buono questo destro in gancio di Calamati, insiste Calamati andando nuovamente a segno col destro. Si accende un po' il match, sinistro di Murillo, è ferito all'arcata sopraccigliare sinistra Calamati, è ferito chiaramente, attacca Murillo. Calamati ha qualche problema ora per via della ferita. Ancora il sinistro di Murillo, si tocca l'arcata sopraccigliare Calamati, sangue copre un po' l'occhio sinistro di Calamati. C'è stato uno scambio intenso al termine del quale Calamati è uscito con questa ferita all'arcata sopraccigliare. Buona questa azione di Calamati, poi si è fermato Calamati, controlla la ferita di Calamati l'arbitro statunitense Gomez. È finita la ripresa e adesso all'angolo di Calamati si cercherà sicuramente di tamponare la ferita. Ecco, vedete, c'è il dottor Boranga, Lamberto Boranga, che controlla il taglio. È proprio... Sentiamo. Ho dovuto un attimo, uomo, Lo so, ma perché ti metti a follia? A via le testate. Respira, non sta. Non giri. Devi girare. Ok. Pomate cauterizzanti. Devi girare. Capito? Non ti muovi. Non più. Buono. Sì, dammi l'acqua. L'acqua. Tieni qua da dentro, aspetta. Sono
pomate che servono per fermare il sangue. Ecco, rivediamo, Tomassetti ci fa rivedere qualche fase e qui c'è lo scontro con la testa e lì si era ferito Calamati. E torniamo in diretta con le immagini. Settima ripresa. Dopo sei riprese, quindi ripetiamo, a nostro parere leggerissimo vantaggio per Murillo. Manca di continuità e soprattutto di determinazione la box e l'azione di Calamati. Mancano proprio di questa pressione continua. Saltella Calamati cercando il tempo per portare i colpi. Calamati è
bravo perché schiva bene, ha buona scelta di tempo negli spostamenti sul tronco. Intanto Murilli è andato a segno con destra al corpo, poi 1-2 di Calamati al volto, ancora il sinistro di Calamati sull'assalto di Murillo. Considerato però che il campione è Murillo, Calamati deve senz'altro fare qualcosa di più. E viene accompagnato all'angolo da Gomez. Calamati vuole l'arbitro controllare ancora lo stato della ferita di Calamati. Non può continuare, dice Lamberto Boranga. La ferita è tale da non consentire la prosecuzione del match. Quindi Edwin Murillo, panamense, campione internazionale IBF dei welter, si conferma per intervento medico. E del resto in questi casi, attenzione, non si può che condividere la prudenza dell'arbitro che ha sono fermato al commento perché il supervisore Montella spiegava che per il regolamento IBF, essendo stato il colpo che ha prodotto la ferita di Calamati accidentale, il match viene sospeso e si va alla lettura del verdetto sulla base del punteggio acquisito sino al momento della sospensione. Quindi noi abbiamo visto lo stesso Murillo che già esprimeva la sua soddisfazione per la sospensione per ferita che gli sembrava, e del resto così sembrava a noi, questo è il regolamento EBU, cioè europeo, che avesse automaticamente vinto l'incontro. Invece Montella ha spiegato che per il regolamento IBF bisogna invece andare alla lettura dei cartellini e quindi al conteggio. Sentiamo un pochino quella che è la decisione, vediamo, stanno procedendo al conteggio. Sono equivalsi nelle prime tre riprese, due pugili, poi è stato più deciso, un po' più consistente il pugilato di Murillo. Attenzione! E sentiamo il verdetto. Il giudice Rolò ha dato 67 pari. Pari il per Rolò, 66 per Murillo, 67 per Calamati. Un punto in più per Scala a favore di Calamati. Il giudice Villani ha dato 67 per Murillo, 66 per Calamati. Villani, un punto a Murillo, quindi il risultato di parità. Esatto, un verdetto per parte, uno di parità, quindi il risultato di parità e pertanto Edwin Murillo si conferma campione internazionale IBF dei pesi welter. Bene amici sportivi, questo è tutto da Badia Frataglia. Grazie per la vostra attenzione da Mario Guerrini, Giancarlo Tomassetti e l'esterna U.